anche il macrolotto 0, la vecchia area industriale di Prato, a ridosso delle mura, sarà completamente cablato. A fine marzo Estracom conclude i lavori che portano la fibra a oltre 3.000 unità commerciali. Lo smartphone e la carta di credito bastano per ricaricare l'auto elettrica alle due colonnine di Estra installate dopo Prato a Bibbiena. Ora sono 7 le colonnine Estra e presto altre saranno a Siena, Firenze e ancora Prato. Nuovi contatori 2.0 per evitare gli aumenti della luce. Estra e Sinapsi, prima in Italia, hanno avviato la sperimentazione degli avanzati dispositivi digitali per il controllo in tempo reale dei consumi elettrici. Anche Io Uso Internet, il progetto di educazione digitale di Estra per over 65, torna a Prato per la seconda edizione. Il programma didattico prevede lo svolgimento nella sede dell'Hauser di 7 lezioni di 3 ore.